Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come avrete già letto dal titolo, oggi siamo tornati con la vostra, o la mia, ma vabbè, la nostra rubrica preferita, nel quale ci facciamo i cazzi degli altri, che siano veri, che non siano veri. Comunque la rubrica è quella di In Segreto. Per questo episodio io stavo facendo una serie proprio di In Segreto, ero arrivato al quinto episodio. Invece questo è un episodio speciale nel quale farò una classifica dal decimo al primo posto dei segreti che andranno dal meno genio al più genio. Ragazzi, ho trovato segreti assurdi. Quindi iniziamo subito questa speciale classifica partendo dal decimo segreto classificato. Eccolo qui ragazzi, il decimo segreto classificato è questo qui, uomo di 18 anni. È da 2 anni che mia nonna non mi parla perché ho barato a scopa. Vedete, ha avuto tantissimi più punti. E ho letto dei commenti che dicevano che era una minchiata. Sto cazzo! Ragazzi, in realtà questo segreto potrebbe essere vero, perché anch'io ho avuto un'esperienza simile, non con mia nonna ma con la sorella di mia nonna, alias la mia prozia. Una decina di anni fa stavamo giocando a scopa e lei andò in bagno e decisi di fargli uno scherzo. Ossia, al posto di mischiare le carte, a lei inizia a dare tutte carte basse, tipo asso, 2, 3. A me invece davo carte alte, dal 7 al 10. E ovviamente a terra mettevo carte, le prime 4 carte, comunque poi a mano che andavano avanti, uscivano carte alte. Quindi lei non riusciva a prendere nulla e invece io praticamente facevo scopa, prendevo carte. Quando le dissi che era uno scherzo, penso che mia zia per almeno un 4-5 mesi non abbia più voluto giocare con me a scopa. Quindi vi posso garantire che gli anziani toccati su determinate cose reagiscono molto molto male. Quindi ragazzi, questo segreto al 99,9% è vero. Eccoci col segreto classificato al nono posto, iniziamo a salire con i geni. Questo uomo di 23 anni. Una notte in vacanza ho fatto la tripletta. Ma non nel senso che ne ho portate a letto 3, era solo una. Però nello stesso momento sono venuto, ho sboccato e mi sono cagato addosso. Cioè ragazzi, non so come si possa fare tutte e tre queste cose contemporaneamente. A questo ragazzo qui gli va un applauso, perché sinceramente ha fatto 3 cose in una. Era meglio l'altro tipo di tripletta, però va bene anche così. Ok, passiamo all'ottavo classificato. Eccoci con l'ottavo classificato, uomo di 18 anni. Ero fidanzato con una ragazza di 20 anni. Un giorno decisi di farle una sorpresa e mi recai alla casa. Con l'aiuto della sorella sono riuscito ad avere le chiavi dell'appartamento. Entrando vidi che stava scopando con un ragazzo. Sorpreso iniziai a sbraitare lanciandole oggetti contro. All'improvviso mi accorsi che il ragazzo pretendeva delle spiegazioni. Allorché, stupito dalla situazione, chiesi cosa stesse succedendo. In poche parole, l'amante ero io. Ragazzi, non ho mai letto una storia più assurda di questa. Cioè, convinto di essere fidanzato, in realtà era l'amante. E quindi a questa ragazza va l'appellativo di cagna dell'episodio, di questo episodio In Segreto. Se vedete il precedente episodio, do sempre l'appellativo di cagna o comunque di qualcosa a qualcuno. Ecco, lei è la cagna di questo episodio. Ok ragazzi, passiamo al settimo segreto. Uomo di 26 anni. Faccio il cameriere in un bar. Un giorno si presenta la mia ex con un tizio. Come mi hanno visto arrivare per prendere l'ordinazione, sono rimasti interdetti e ho detto con un sorriso: tranquilli, mica vi sputo nel cocktail. Ho mantenuto la parola, ci ho solo intinto il pene. Ragazzi, questo qui è un mito vero e proprio. Si è fatto veramente questa cosa, merita un applauso perché è un grande. Ha mantenuto la parola perché ha soltanto intinto il proprio membro all'interno e non ci ha sputato. Non so cos'è peggio, penso quello che abbia fatto. Ok ragazzi, passiamo al sesto classificato. Ragazzi, siamo arrivati al sesto classificato, quindi siamo a salire verso i veri e propri geni che hanno scritto determinati tipi di segreti. Comunque, donna di 21 anni. Il mio coinquilino, quando caga, continua a lasciare il water sporco con la striscia di cacca. Mi fa schifo, credo. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bi bodi bide. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bi bodi bide. Le ho chiesto più volte di lasciare il bagno pulito come lo trova, ma niente. Mi dispiace per lui, ma sono piuttosto vendicativa.
Ho iniziato ad usare il suo asciugamano per pulire la striscia che lascia e poi lo riappendo nel suo armadietto. Pulisciti la faccia con la tua merda, maiale. Ragazzi, cazzo, che vendetta, cioè immagino il buon profumo che avrà questo tizio ogni volta che si lascia quella faccia e poi si asciuga con l'asciugamano. A parte che avrà un colorito strano, però mi sembra appunto assurdo che lui non si accorga della puzza che l'asciugamano dovrebbe emanare, quindi non so se crederci o meno a questo segreto, però se è vero, brava la tipa. Ok, passiamo al quinto classificato. Ragazzi, iniziamo a salire con i segreti dei geni. Donna di 14 anni. Mi masturbo con la vibrazione del joystick mentre gioco a Call of Duty. So che non è per ragazze, ma mi piace cercare donne nudissime su un po'. Allora, fai tu che cazzo c'entra Call of Duty con cercare donne nudissime su YouPorn? Poi, se tu vai su YouPorn, è normale che cerchi donne nudissime e non vestitissime. Se no non andresti su YouPorn. Ma a parte questo, l'unica cosa buona che ha fatto questa ragazza è che, visto che magari non le piace Call of Duty, ha trovato la giusta collocazione e quindi lo usa per ben altro. E appunto per la vibrazione del joystick. Quindi diciamo che questa ragazza ha unito l'utile al dilettevole. Ragazzi, passiamo al quarto classificato. Ok ragazzi, quarto classificato. Ora insieme a avere i propri geni. Uomo di 21 anni. Per ritardare l'orgasmo penso ad Enrico Papi. Ora la mia domanda ragazzi è solo una: perché devi pensare ad Enrico Papi? Per quale motivo? Proprio Enrico Papi che magari fa Moseca! Moseca! Ragazzi, non so il perché questo ragazzo pensi proprio ad Enrico Papi, però è geniale perché in effetti pensare ad Enrico Papi può ritardare l'orgasmo. Provate a farlo anche voi e poi magari scrivetemi sotto nei commenti se anche a voi capita la stessa cosa oppure se non ha nessun effetto. Ok, siamo arrivati ai primi tre classificati, che sono tre geni assoluti. Partiamo con il terzo classificato. Ok ragazzi, eccoci qui giunti al terzo classificato. Uomo di 18 anni. Attenzione ragazzi, a 18 anni, è maggiorenne questo tipo, eh. Io ho paura della vagina, già qui ti sparerei, perché ho visto in un film che una vagina gigante ha mangiato un uomo e per questo che sono vergine. Ma che cazzo dici? Ragazzi, a parte che questo povero ragazzo ha sicuramente una malattia mentale molto grave, ma a parte questo io l'unico film che mi ricordo simile è il film con Megan Fox, nel quale in realtà la vagina non mangia l'uomo per intero ma soltanto i suoi genitali. Però vorrei dire a questo ragazzo, se mai guarderai questo video, sappi che se vuoi puoi contattarmi, ci sono io, ci sono magari alcuni dei miei iscritti che affronteranno per te, soprattutto se conosci qualche bella ragazza, affronteranno per te la paura della vagina e ci sacrificheremo noi volentieri per appunto andare a conoscere e incontrare queste ragazze. Quindi non ti preoccupare, contattami. Fammi sapere, magari io o qualche mio iscritto potremmo essere interessati, visto che siamo molto coraggiosi. Dico bene, ragazzi? Ok, passiamo al secondo segreto classificato. Medaglia d'argento per questo segreto che ora andiamo a leggere insieme, veramente geniale. Donna di 14 anni. D'estate dormo sempre con il lenzuolo perché ho paura che qualcuno mi rapiscono da staccato i piedi. Non ho afferrato, scusi. Io più che paura che qualcuno ti possa rapire dai piedi, la mia paura è che qualcuno ti possa rapire quando dici di andare a scuola e invece fai X. Perché da come scrivi sicuramente con scuola non ci vai. Ma a parte questo, giustamente qual è il pensiero? Che se entra qualcuno che la vuole rapire e vede che lei ha il lenzuolo sui piedi, dice no, ha il lenzuolo, quindi non rapiamola, andiamocene, torniamocene da dove siamo venuti. Invece se lei dorme con i piedi scoperti, la rapiscono. Ragazzi, a parte che suggerirei subito una visita psicologica, anzi psichiatrica, a questa ragazza, il mio secondo consiglio è quello di andare a scuola anziché fare X e scrivere ste minchiate su un segreto. Che ragazzi, passiamo al primo classificato, il segreto tra i 10 che ho selezionato più geniale di tutti. Eccolo qui, primo classificato, medaglia d'oro, abbiamo un vincitore, uomo di 49 anni. Cioè ragazzi, già l'età ha 50 anni questo genio. Guardate cosa scrive. Ogni volta che devo inserire il codice del bancomat al supermercato, ripeto più volte il codice nella mia mente per non sbagliare a digitarlo. Fin qui tutto normale. Ma andiamo avanti. Poi penso che in quegli istanti
una persona capace di leggere nel pensiero potrebbe appropriarsi del mio codice. E allora guardo malissimo la cassiera e le persone in fila alla cassa, cercando di capire chi di loro sa e fa finta di niente. Maledetti. Ok ragazzi, io non ho parole per questo segreto, anche perché se qualcuno di voi sa leggere nel pensiero me lo comunicasse, che andiamo insieme a rapinare questo povero mentecatto. Cioè, ragazzi, a 49 anni pensa che qualcuno possa leggere nel pensiero mentre lui si sta ripetendo il codice? E poi perché maledetti? Cioè, qualcuno gli avrà forse rubato un bancomat o gli avranno fregato dei soldi con tantissimi sistemi digitali, ma lui non è che pensa a questo, no, pensa che qualcuno legge nel suo pensiero e quindi riescono così a rubargli i soldi dal bancomat. Questo, ragazzi, è veramente un genio assoluto. Io gli faccio un applauso. Lui vince di diritto questo episodio dei geni in segreto, perché non si può. Quindi, ragazzi, veramente fateli un applauso a questo uomo, ripeto, di 49 anni. Con questo si conclude la speciale classifica di In Segreto. Lasciate un like se vi è piaciuta questa nuova formula, questa nuova tipologia che vi potrei riproporre. Commentate, facendomi sapere se appunto vi piace anche questa formula, oltre a quella classica che vi ho già portato e che sotto in descrizione troverete tutti i vari link nel quale vado a leggere i segreti direttamente dal sito. Quindi scrivetemi se vi piace anche questi tipi di classifiche con segreti che io mi salvo precedentemente, che poi vi vado soltanto a leggere. Fatemi sapere se anche voi condividete il vincitore di questa classifica, l'uomo del bancomat, lo chiameremo così. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, condividete questo video, ci vediamo sabato prossimo alle 14 con un altro video random. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!